with Lucifer Coven. Questa è la prima scelta musicale del nostro ospite che è al telefono, Max Baroni. Buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Max Baroni della Alcarlaz Edizioni e Tsunami Edizioni, che insomma ci ha già un po' introdotto nell'atmosfera del libro di cui parleremo dopo. Però intanto ti chiedo perché hai scelto proprio questo brano, Pact with Lucifer, anche se insomma il titolo è abbastanza didascalico, direi. Sì, infatti, un po' confesso che non ho resistito, perché il titolo c'è quasi, come dire, c'è quasi imposto da solo, di fare la chiacchierata. Un po' perché proprio in questi giorni sto facendo l'editing a un libro che uscirà a gennaio per Tsunami, però non per Alcatraz, che è dedicato all'occult rock degli anni 60, dagli anni 60 a 70 in poi. E i Coven, oltre ad essere uno dei miei gruppi preferiti del genere, sono anche tra i capostipiti, quindi non so, mi sembrava che si legasse un po' tutto, l'ho visto come un bel segno e quindi ho detto ma perché no. Certo. Allora, partiamo un po' dall'inizio, cioè parliamo della collana che racchiude anche Lucifer e la bambina, che si chiama Bizarre. E com'è nata? E insomma, raccontaci un po' quali sono le caratteristiche di questa collana. Allora, come tutte le belle cose, nasce quasi per caso. Essenzialmente è tanto che ci sarebbe piaciuto mettere, diciamo, un piede nell'ambito weird, fantastico, gotico, horror, chiamiamolo un po'... Sì. Weird è un po' l'ombrello, ecco, il termine ombrello per tutte queste cose. Infatti il nome della collana quello vuole evocare, no? Proprio bizarre, il bizzarro, il weird, la letteratura, la Poe, Lovecraft, eccetera, eccetera. Io sono sempre stato un fanatico di questo tipo di cose, un avido lettore, ecco, diciamo così. E a un certo punto, quasi per caso, mi sono, approfondendo autori belgi, nello specifico, mi sono reso conto che in Italia non erano praticamente mai stati, diciamo, trattati in maniera sistematica. Ok. Qualcosina spot, qui e là, molto poco, anche di nomi veramente importanti, veramente grossi, come Jean Rey o Thomas Owen. E quindi abbiamo pensato, ma perché no? Perché non provarci, insomma, visto che sono cose che ci piacciono, che pensiamo di poter portare qui con un certo grado, insomma, di competenza e di passione, perché non farlo? E quindi ci siamo lanciati in maniera forse incosciente, però comunque forti di un po' di esperienza. Alla fine, come Tsunami Alcatraz, siamo in giro da parecchi anni. Ed è nata così, è nata proprio un po' in periodo di lockdown, un po' per gioco, un po' per passione. Insomma, i risultati per adesso sono anche buoni, quindi siamo contenti. Ma sì, in realtà poi appunto sarà che insomma avete scelto dei bei titoli di lancio, ecco, di questa collana, tra l'altro corredata da bellissime copertine, a partire proprio anche da quella di Lucifero e la bambina, di Ethel Manning, che ha in realtà una storia molto particolare, sin dalla scoperta che tu hai fatto di questo libro, ma anche proprio in generale la storia dell'autrice. Allora vorrei che un po' me la raccontassi, così come me ne hai parlato quando ci siamo incontrati al Salone del Libro, l'ultimo Salone del Libro, e qual è stato l'incontro fortuito con questo libro, con questa storia? L'incontro fortuito ha appunto dietro un aneddoto divertente. Sì. Quando abbiamo lanciato la collana stavamo capendo un attimino che titoli fare, che titoli non fare. Tu parlavi prima delle grafiche, le grafiche sono tutte molto simili, perché noi tributiamo palesemente, e infatti lo dichiariamo anche all'interno dei libri, proprio un omaggio alla Marabout Fantastique, che era la collana francese, un po' l'Urania francese, possiamo dire, sì, in cui praticamente tutti i libri che facciamo venivano pubblicati originariamente. E comunque avevamo appena lanciato la collana, non avevamo ancora ben chiare le coordinate. A un certo punto Stefania Renzetti, che è la traduttrice tra l'altro di Lucifero e la bambina, è una mia amica da 20 anni, quindi mi conosce piuttosto bene, mi fa: guarda, sai che ho sentito parlare di questo libro, ho letto su Goodreads, credo che fosse, sì, è stato ristampato l'anno scorso in Inghilterra questo libro qui, io non l'ho letto, ma sembra nelle tue corde, dicono che è un libro gotico, anarchico, femminista, insomma c'è stato dentro un po' di cose che mi hanno fatto suonare tutti i campanelli possibili, ma a livello proprio di gusto personale. E quindi ho detto, vabbè, dai, me lo leggo, ma me lo leggo per
diletto, Certo. perché appunto l'idea della collana era quella un po' di riprendere la Marabou Fantastique con i libri della Marabou Fantastique. Manning è un'autrice inglese, non francofona, quindi non belga, non francese, eccetera. Vabbè, me lo leggo, però difficile che, ecco, come facciamo a metterlo nella collana? Fatto sta, me lo procuro, me lo leggo, mi innamoro follemente di questo libro che per adesso è il mio preferito tra tutti quelli che abbiamo pubblicato e mi mangio le mani perché dico, ma no, ma cioè, perché non possiamo metterlo nella collana? Guarda che peccato, cioè ci Tu l'hai rovinerebbe la letto in veste grafica. originale, ovviamente. E abbiamo scoperto che la Marabout Fantastique l'ha pubblicato nel 74. Esatto. L'unica traduzione esistente di questo libro, a parte quella italiana, è quella francese, nella Ok. stessa collana da cui noi stiamo pescando i titoli che pubblichiamo con Bizarre. Quindi è Mi è sembrato un tutto segno del torna. destino così bello Sì. che non potevamo non seguire, no? Come dire, questo segnale, questa cosa era un segno troppo forte. E quindi abbiamo deciso di pubblicarlo. Questa storia in realtà insomma, fa un po' il paio anche a quella che è la storia dell'autrice di Ethel Manning. C'è la prefazione che tu hai scritto a questa edizione di Lucifero e la bambina in cui racconti un po' la storia di questa scrittrice, della sua poetica, di quello che c'è in realtà anche un po' dietro a questo libro, perché come le dicevi, come lo definivi all'inizio, no? Un libro femminista, un libro di rottura, un libro veramente particolare anche per la sua epoca. Ecco, raccontaci un po', qual è la storia di questo libro. Allora, la storia di questo libro purtroppo la possiamo ipotizzare, nel Esatto. senso che non ci sono interviste o cose rilasciate da Ethel Manning in vita che raccontino la genesi di questo libro. Lei di sicuro era, appunto, come dicevo prima, un'attivista anarchica, femminista, antifascista, anticlericale, diciamo un personaggio un po' scomodo per l'epoca, soprattutto per il fatto che essere donna già non era facile di per sé. Essere una donna con queste idee doveva Certo. essere ancora più difficile. E tra i suoi interessi fondamentali, oltre appunto alla politica e all'attivismo politico, c'era per dire la pedagogia. Era molto interessata a questo, ha scritto anche un paio di saggi. Quindi l'idea che mi sono fatto io è che lei fondamentalmente abbia voluto scrivere, questo è l'unico romanzo di questo tipo che l'ha mai fatto, cioè l'unico romanzo di genere inteso come una storia fantastica. Sì. Io credo che l'abbia voluto inserire in un contesto estremamente fruibile, estremamente leggibile da chiunque, dei messaggi e delle riflessioni estremamente profonde. Sì. Sembra una banalità dirlo così, però ci è riuscita veramente bene. Sì. Sì, come dicevamo anche prima, in realtà poi la storia, ve lo diciamo in versione breve, no? È quella effettivamente che è racchiusa nel titolo, cioè c'è questa bambina che è una bambina diciamo un po' diversa dalle altre, ha forse delle discendenze da una famiglia di streghe e ha in generale un grande interesse per tutto ciò che è naturale, cioè naturale nel senso di natura, per tutto ciò che sono i misteri della natura. E praticamente a un certo punto, durante una gita, lei va nel bosco e incontra un uomo molto alto, molto scuro, con delle grandi corna. E chi può essere? Insomma, diciamo che è abbastanza evidente. Ma la cosa bellissima di questo libro, oltre a quello che diceva Max sul fatto che all'interno ci sono vari messaggi, anche molto belli, veramente sull'educazione, per esempio, o anche su quelle che sono tutte le magagne delle varie classi sociali. Questa è una cosa mi è piaciuta molto, cioè lei praticamente ogni tanto dice che bisogna stare attenti a quelli che sembrano i buoni, perché in realtà non lo sono, o anzi potrebbero essere forse quelli che fanno più male alle stesse persone che professano di proteggere. Questo è un messaggio, diciamo, molto universale, no? Molto, molto vero. Lei a un certo punto, parlando degli assistenti sociali, dice: a questi assistenti sociali non era mai venuto in mente che di fatto trattavano con sufficienza le stesse persone che professavano di rispettare e ammirare, che i loro toni gioviali non erano altro che paternalismo, dal momento che non si sarebbero sognate di comportarsi allo stesso modo con gente della loro classe. Per loro si trattava di essere libere e
sciolte, di andare d'accordo con la classe operaia facendola sentire a proprio agio, e la possibilità che quelle persone che trattavano con aria di superiorità potessero prenderle in giro alle spalle era impensabile, ancor meno che potessero avercela con loro perché ficcano il naso dove non dovrebbero. Cioè, quello che fa poi Ethel Manning è scardinare tutta una serie di meccanismi che sono quelli che poi differenziano le classi. Questa è una cosa molto interessante. Ma assolutamente sì, infatti a me la cosa che ha colpito forse di più in tutto il libro è proprio il passaggio che tu hai appena letto. Ecco, penso. Cioè che fondamentalmente abbiamo in due o tre pagine, senza slogan, sì, senza pesantezza didascalica, fondamentalmente il femminismo intersezionale. Sì, assolutamente. Veramente in mezza pagina, e una critica al femminismo liberale nel 1945. Sì. È spaventoso quanto ha visto lontano, o meglio ancora, più che quanto ha visto lontano, quanto ci vedeva bene da vicino. Esatto. Tra l'altro, appunto, la questione della donna è molto importante nel libro, perché si parla proprio della libertà di essere come si è. Poi, fondamentalmente, ci sono quello, appunto, il grande messaggio del libro è esattamente questo. Sì, certo, perché c'è rivolto alle donne, rivolto ai bambini. Rivolto ai bambini anche, certo, ai bambini che possono scegliere il loro modo di essere senza dover essere manipolati. Ecco, un po' l'idea è questa, perché appunto la protagonista è una bambina, oltre, diciamo, al discorso soprannaturale che c'è nel libro, ma è raccontato in una maniera così aggraziata, che in realtà non ha nessuno scollamento con la realtà. Cioè, tu non vedi la differenza fra quello che accade nella realtà, quello che diciamo, il rapporto che ha la bambina con Lucifero, le altre personaggi, diciamo, stregoneschi. Cioè, non c'è nessun tipo di scollamento, è tutto molto molto scorrevole, molto fluido. E nel frattempo, appunto, si passano dei messaggi. C'è, per esempio, questa sua zia, Zia Nell, e non entro nello specifico con altri riferimenti e ruoli, che è proprio, insomma, la classica donna che ha fatto delle scelte controcorrente, che non vuole essere madre, si veste, sceglie ogni giorno come vestirsi, sceglie il rapporto che deve avere con gli uomini. Insomma, è una figura molto moderna sottolinea, no, il proprio diritto ad essere in quel modo, per esempio. Sì, assolutamente, cioè hai centrato il punto. Ogni personaggio, e i personaggi, la cosa stupenda è che sono estremamente tridimensionali. Sì, vero. Molto caratterizzati, non pesanti però. No, zero. Cioè, viene dato lo spazio giusto a ciascuno, anche mentre si sta parlando di qualcos'altro. Sì, è vero. Cioè, uno quando ha finito il libro si rende conto che lei, in determinate situazioni che sta raccontando, dove magari il focus era Jenny, la bambina, sì, in realtà stava parlando di un'altra persona e stava raccontando ancora di più di quest'altra persona di quanto avesse fatto prima quando l'ha descritta. Mm-hmm, sì. E questa è una grande eleganza, cioè a livello di scrittura, ma è anche estremamente, come dire, funzionale a livello dei messaggi di quello che lei vuole portare avanti, del discorso che lei vuole portare avanti, che poi è quello che dicevi tu un secondo fa. C'è quest'altra frase bellissima nel libro, che il soprannaturale non è altro che il naturale con qualcosa in più. Eh sì, perché poi, e appunto, non è una roba diversa. Sì, cioè, certo, così diversa. Tanto è vero che lei diciamo che questo il fattore magico, in realtà, lo ripeto, è un fattore molto naturale, cioè un fattore più legato all'amore per quelli che sono i meccanismi della natura, del mondo, gli animali, cioè come è una visione diciamo antica della magia, no? Cioè, forse unica, l'unica visione possibile, ecco, della magia intesa come rapporto più stretto con la natura, con i meccanismi naturali. E poi in mezzo in realtà c'è anche molta ironia. È un libro che in alcuni punti ti fa anche ridere, perché lei ha questo modo molto leggero anche di parlare dei personaggi, di immaginare i dialoghi. È un libro molto movimentato, vi dico, sono più di 400 pagine, ma in realtà veramente c'è una scorrevolezza insomma, che raramente ho visto anche in libri molto più moderni. Ha veramente una capacità incredibile di trascinare dentro la storia. Cioè, quando mi ritrovo a doverlo spiegare alle fiere per, come dire, per cercare banalmente di venderlo, sì, certo, per far capire che libro il lettore ha davanti,
Mi rendo conto che se uno dovesse veramente stringere all'osso la trama è proprio una favola, lo una dicevamo fuori favola. onda poco fa. È veramente una favola anche semplice, cioè la bambina incontra questo personaggio la, come dire, la ispira, perché la ispira, non è che le dice poi di fare cose, semplicemente la ispira. O meglio ancora, le sblocca qualche cosa dentro di sé, cioè Sì, lui in realtà non fa non fa niente. niente. E porta questa bambina a voler diventare una strega. Volendo finisce tutto qui. Sì, Si può riassumere in questa frase. Bambina sì. vuole diventare strega dopo aver incontrato un personaggio forse soprannaturale, punto. La bravura di lei è intanto sviluppare questa storia in una maniera che sia estremamente avvincente e anche per persone adulte. Insomma, io ho 46 anni e me lo sono veramente bevuto tornando ragazzino dal punto di vista proprio del godermelo. Ed è Sì. stata una bella boccata d'aria fresca. E poi, appunto, come dicevamo, riuscire a infilare dentro senza appesantire nulla dei discorsi che se dovessimo farli di fronte a, cioè, seduti intorno a un tavolo, uno potrebbe dire: mazza, però che pesantata, cioè che cosa? E Certo. invece tutto va. Vi leggo un altro piccolo estratto. Per come la vedeva lei, nella vita dovevi scegliere da che parte stare, dalla parte degli angeli, ovvero le persone buone, puritane, rispettabili, oppure dalla parte di quelli a cui non importava un accidente, le persone che non erano angeli e non fingevano di esserlo o di volerlo essere. E queste erano le persone davvero per bene, quelle da cui potevi andare quando eri nei guai, che si trattasse di soldi, della polizia o di essere incinta. Non c'era da meravigliarsi che la figlia di Neil Flower preferisse la vecchia Ma Beadle alla moralistica signorina Drew o alla sera Ivy. Quello che dicevo prima, cioè non si tratta di dividere il mondo in buoni e cattivi, ma di rendersi conto intanto delle sfumature e del fatto che chi faceva magari qualcosa che poteva sembrare cattivo dal punto di vista della società, non sempre doveva essere bollato come persona cattiva, mentre chi invece si occupava di quello che era moralmente ineccepibile, forse nascondeva qualcos'altro. Quindi ecco, è più un ampliamento del punto di vista che mi sembra un messaggio veramente che non ha epoche. Non ha, E tra certo, l'altro, in quel momento ce n'aveva forse ancora di più, però devo dire che anche adesso funziona tanto come messaggio. è estremamente attuale, ma tra l'altro proprio riguardo a quello che hai appena detto tu, vale anche al contrario, nel senso Certo. che ci sono dei personaggi che tu nel libro percepisci come personaggi negativi, antagonisti Sì. a Jenny, ma in realtà, cioè io mi sono trovato a empatizzare molto con il personaggio della madre di lei, per esempio, Certo. che è il personaggio, se vogliamo, più negativo di tutto il libro, Sì. quello che sarebbe il cattivo Sì. sotto un certo punto di vista. Ma in realtà Ethel Manning è così brava a caratterizzartelo che ti fa capire perché è così, perché Certo. lei si comporta così, perché agisce in quel modo e non riesci ad avere, a provare antipatia. Provi Certo. antipatia magari per quello che succede, ma poi capisci. E Certo, questa è certo. un'altra cosa che a me, arrivato alla fine del libro, ho veramente pensato, io dovrei detestare questo personaggio, non ce la faccio a detestarlo. Senti, invece tornando alla collana, che cosa state preparando? Se ci sono cose che insomma usciranno, come ci Allora, state lavorando? intanto abbiamo appena uscito, proprio come dire, a inizio mese, c'è Racconti Macabri di Claude Sì. Chignol. Claude Chignol era un personaggio che definire fuori dalle righe riduttivo, era un etnologo francese, super appassionato quindi di credenze popolari, leggende, eccetera, eccetera, grossissimo ricercatore e saggista su questo argomento e scrittore. E nei suoi racconti, nei suoi romanzi, lui mette, come dire, queste cose che studiava, che sono la sua passione, a piene mani. Quindi ripesca quelle che sono, quello che è un po' il folk horror, potremmo definirlo, no? L'orrore popolare, e lo riveste di qualcosa di nuovo, di uno stile più, se vuoi, più moderno, ma anche quando ambienta i racconti all'inizio del secolo, magari. Lui era un autore attivo comunque negli anni 50, 60, 70, essenzialmente negli 60, 70, ma molto molto bravo, è uno dei miei preferiti, infatti sono estremamente contento che siamo riusciti a pubblicare questa raccolta di racconti, e questo è appena uscito.
Il prossimo, anche qui tocchiamo il cuore in maniera molto, molto forte, uno dei miei libri preferiti in assoluto, che è Malpertuis di Jean Rey, che era già stato pubblicato in Italia, va detto, però non è mai andato in libreria, era solo in collane da edicola. Ed è fuori catalogo da tantissimi anni, roba da collezionisti su eBay, quindi invece noi lo riporteremo in libreria con una nuova traduzione, con le copertine nello stesso stile di quelle a cui insomma mi stiamo abituando e che ci piacciono. E questi sono un po' i primi due, cioè quello appena uscito e quello in arrivo. Abbiamo altri 4-5 titoli programmati per l'anno prossimo e torneranno i grossi nomi, quindi oltre a Jean Rey tornerà Thomas Owen, tornerà probabilmente Lucignol e procederemo così per un po', insomma, a ripescare. Ci risentiremo allora. Senti, Grazie. allora ripetiamo un po' le coordinate. Lucifero e la bambina di Ethel Manning, traduzione di Stefania Renzetti, Alcatraz Edizioni. E, a Esatto. proposito invece della seconda scelta musicale, abbiamo Jack's Thought con Son of Yule. Come mai l'hai scelta? Beh, allora intanto perché oggi è Yule, Ok. quindi mi sembrava carino, anche perché anche qui si parla di occult rock, i motivi sono più o meno quelli di prima. E il fatto che comunque Lucifero la bambina ha una forte dimensione magica all'interno, come dicevi tu, molto legata a quelle che sono le tradizioni pagane, le tradizioni naturali dell'Inghilterra in questo caso, ma comunque in generale. Quindi ecco, mi piaceva, come dire, aprire e chiudere questa chiacchierata con due sacerdotesse musicali del pagano e del naturale in musica. Grazie mille, Max. A presto Grazie a allora. voi per l'ospitalità. Ciao, ciao. Ciao, a presto, ciao ciao.